Due notizie importanti su Dylan Dog. Bentornati, lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'Altra Vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. In questo video brevissimo e soprattutto velocissimo, cercheremo di dare le ultime due notizie veramente importanti sul mondo di Dylan Dog. La prima è forse la meno aspettata, la meno attesa, la meno. Eh, cercata, perché effettivamente non se ne sapeva niente. Ieri in un post. Gianmarco Fumasoli, editore di Bugs Comics e autore, coautore, co-creatore insieme a Massimiliano Filadoro di Samuel Stern, il nuovo avversario, sarà autore di Dylan Dog. Ebbene sì, ebbene sì, il curatore Roberto Recchioni gli ha chiesto di scrivere dei Dylan Dog. Dico dei perché non è soltanto una storia. Pare, dalle sue parole, dalle parole di Gianmarco Fumasoli, che abbia già due storie in fase di disegno, quindi con soggetto e sceneggiatura approvata e ben tre in fase di soggetto, quindi in giudizio da parte del curatore e di, penso, anche del creatore di Dylan Tiziano Sclavi. Quindi una buona notizia per eh, rimpolpare un po' quello che sono i normali i soliti sceneggiatori e sceneggiatori di Landog, ma soprattutto per creare un po' un crossover eh, all'interno di Bugs e di Bonelli. Non so come se la gestiranno la cosa, però effettivamente eh, fa capire come all'interno del mondo del fumetto, anche se c'hai un'altra casacca, se c'hai idee interessanti, bene o male, bene o male, te le sponsorizzano. Beh, viene da chiedersi però una cosa, e qui faccio l'avvocato del diavolo. Ma queste idee interessanti, non era meglio tenersele per Samuel? N non l'ho detto, non l'ho detto, però l'ho detto. No, un po', un po ti sì, viene in detto, mente. l'ho sentito. Un po' ti viene in mente, no? Perché, però, probabilmente saranno dei soggetti fatti apposta per Dylan Dog. Quindi va bene così, poi le leggeremo e le giudicheremo come sempre in modo... Possibilmente oggettivo. Seconda notizia, qui è scoppiata proprio la bomba, no? Perché non si capiva, non si capiva ancora chi era Claudio Lanzoni e adesso lo sappiamo: Claudio Lanzoni è Claudio Lanzoni, è proprio lui, è una persona che eh, è uscita come una bomba all'interno, appunto. Sapete la canzone degli anni '80? Eh, all'interno del mondo di Dylan Dog. Non aveva mai scritto per Dylan Dog, oltretutto c'è stato un po'. Un qui pro quo all'interno anche del panel su Lucca Comics con il curatore Claudio Lanzoni finalmente, finalmente il curatore si è deciso a dirci chi è, no perché se poteva di prima eh, cioè voglio dire esci e dirlo chi è Claudio Lanzoni, non si poteva sapere prima, adesso sì, adesso si può sapere chi è Claudio Lanzoni, Claudio Lanzoni è un artista poliedrico, leggo, leggo dal Instagram del curatore, artista poliedrico facente parte del gruppo 13. Bolognese, gruppo bolognese di artisti del, del fumetto, tra sia disegnatori che autori, nelle cui fila militavano tra gli altri Carlo Lucarelli e Pino Cacucci. Eh, gruppo 13, specializzata in giallo, soprattutto il racconto giallo, racconto giallo all'americana, però, eh, che è un racconto più horror rispetto a quello che è il giallo come lo intendiamo noi in Italia, sceneggiato dal sottoscritto. Qui si riferisce appunto all'inizio di un nuovo inizio. Perché, ebbene sì, ebbene sì, questo mese, fra qualche giorno, uscirà il numero che io ho già analizzato qui sul canale perché era in anteprima a Lucca Comics e me lo sono preso lì. Che è l'inizio di un nuovo inizio, è proprio il numero iniziale del nuovo inizio di Dylan Dog. Due minuti a mezzanotte. Ci avete già il video, vedetevi quello. Chiudo tutto il discorsone per dire ancora una volta, ma perché non si è detto subito? Perché tutto quel mistero? Ah no, ma si trova! Eh, con la... E poi te ne esci. Paura di risultare invisibile all'interno di Lucca E quindi bisognava trovare qualcosa per uscire fuori anche con Dylan, visto che non aveva alcuna. Alcuna Pill Dylan quest'anno a Lucca, alcun eh, nuovo cartonato, alcun team up. Niente. C'era bisogno di trovare una notizia per uscire fuori dalla montagna che è Dragonero ormai e quello che poteva essere una cosa importante come il film di Dampir. Com'è stata a Luca, poi purtroppo ha avuto una distribuzione un po'. Me. però vabbè. Vabbè, io qua l'ho detta. Ogni tanto qualche sassolino alla scarpa me lo tolgo pure. Eh, Claudio Lanzoni e Claudio Lanzoni. Speriamo, speriamo che prima o poi ci si potrà, ci si potrà anche parlare. Eh, oltretutto, adesso se lo cercate su internet lo trovate. Probabilmente perché in tanti lo sono andati a cercare. Quindi Google ha eh, diciamo, con il suo crawler, ha diciamo indicizzato un po' meglio. Quelle uniche due pagine in cui c'è lui, non c'è neanche una foto. Speriamo, speriamo che questo soggetto giallo sia migliore di due minuti a mezzanotte. Speriamo. C'è la Baraldi. Vai Barba. Ciao belli.